Oggi giochiamo a Fairy Tail Inn. In questo gioco siamo dei locandieri che dovremmo affittare le stanze della nostra locanda, che è questa struttura che ricorda un po' il classico Forza 4, ai personaggi delle favole e delle fiabe. Questi personaggi avranno delle loro preferenze e ci faranno fare punti in base a questi, punti immediati o punti a fine partita, che sono sostanzialmente i soldi che guadagniamo affittando la camera. Il gioco comprende 8 personaggi, ne vengono selezionati solo 5 casualmente a inizio partita. Per noi è uscito il Porcellino, la Regina Cattiva, Jack il Fagiolo Magico, Pinocchio e Pixie. Pixie è una carta di un set promo. Cosa faranno i personaggi lo spiegheremo la prima volta che ne utilizzeremo uno. Inizia il giocatore che ha letto per ultimo una fiaba. L'ultimo che ha letto un libro, se non sbaglio, che prende, inizia con un gettone, mentre l'altro giocatore inizia con 2 gettoni. Questi dovrebbero vedersi, li abbiamo messi di qua, che vanno verso la locanda, quindi anzi magari li mettiamo così, così perlomeno, anche se tu li vedi al contrario in telecamera, si vedono dritti. Io prendo il porcellino. Ah, ovviamente vedrete l'inquadratura dal lato mio, che ti dà una moneta subito e poi farai una moneta per ogni porcellino tuo ortogonalmente adiacente. Ok, riempi tu. Chi prende il tassellino lo riempie. Ok, il gioco quando termina, quando 3 colonne saranno state riempite. Io scelgo Pixie. Il potere di Pixie è che mi dà subito 2 monete, ma è il mio avversario a scegliere dove Pixie andrà messa. Altro porcellino. Io gioco 2 monete per pagare questo porcellino. E quindi ti ritornano 2 monete. Quindi a costo 0, ma hai preso un porcellino. Un altro porcellino. Se te lo lascio tu ci vai diretto su quel porcellino. E qua farò anche io così. Giocherò 2 mie monete per toglierti il porcellino. E lo uso per bloccarti qua e mi torna la moneta del singolo porcellino. Non è stato vantaggioso, ma ho dovuto. Prendo la Regina Cattiva. Non ti dà nulla al momento del gioco, ma quando un giocatore mette un suo tesserino sopra la regina, io prendo una moneta. Io spendo una moneta per prendere Pinocchio. Pinocchio mi dà una moneta a fine partita per ogni ospite avversario che è ortogonalmente adiacente, quindi per ogni personaggio avversario. E se non ho fatto... no, cos'è che volevo fare? Sì, volevo metterlo qua. Ok. Siamo andati tutti a spendere soldi, solitamente non... Allora, prendo la Regina Cattiva e la metto... Ok, a questo punto tu puoi scegliere di spendere una moneta per fare subito un altro turno. No. Io prendo Jack. L'abilità di Jack è quella di prendere subito una moneta al piazzamento, dopodiché crescerà un pezzo di pianta sopra Jack. Il pezzo di pianta non conterà come personaggio, ma attiverà eventuali bonus. Io mettendolo qua, quindi attivo la corona e prendo una moneta in più. Manco a dirlo. Per 2 monete prendo il porcellino. Il porcellino mi dà una moneta. 3 monete. No, 2 no. Prendo Pinocchio gratis e lo metto.
Certo, mi sa che la pianta l'abbiamo messa al contrario. Poi giusto. Scusate, questa cosa mi turba. Ok. Adesso la mia psicosi è a posto. Prendo la regina cattiva e la metto qui. Prendo Jack e mi dà la pianta. Prendo uno di Jack più una moneta. Io pago uno. Immaginavo. E te ne vengono quattro in totale. Ops, e poi posso pagare. Puoi pagare una per fare un altro. Ma sì. È più una. Paghi una più una. Hai ragione, scusami. Qua. Che barba, che arrivano sempre a due, che quando te ne tolgo uno... Tra l'altro hai bloccato il mio porcellino. Però se te lo lascio a te tu fai 5 monete. Meglio che non ne fai nessuna e ne perdo due. È come se fai 2 punti anziché 5. Quindi pago 2 monete. Ops. Per mettere il porcellino qua sopra. E il porcellino mi dà la moneta perché è da solo. Praticamente sto giocando a bloccare te anziché a fare il mio. Io prendo questa, dimmi dove vuoi che la metta. Di sicuro qua. Però hai 2 monete di pizzi. Io vado di Pinocchio. Alaska non è d'accordo. Secondo me approvava invece. Io vado di Pinocchio. E pagare 2. Ops. Perché se fai tu mi fai mettere lì. Però pago 2 o 0. No, vabbè. Prendo Pixie. E la metti qui. Sicuro? Metto qua, va bene. Non lo pesa le 2, giusto ancora? No. Quindi uno viene a te. Mociotta! Ciao! Nel frattempo è arrivato un altro personaggio a giocare. Allora. Io con 2 monete prendo Pinocchio e lo metto qui. No. Alaska con la punta ti sta indicando. Ci stavo pensando la regina, però la metto lì, ti devo pagare. La metto lì, ti do un punto. La metto lì, ti do un punto, non faccio Pixie, no. Abbiamo un piccolo problema nella registrazione del gioco, che ne sarete allora, accorti. Però pago una moneta. Pago una moneta e metto la regina qua, dai. Ti ho dato comunque un punto, non sapevo dove. Beh, io penso proprio che prenderò Pixie. E dimmi dove la devo mettere. La devi mettere qua. Addirittura. E non ti prendi le 2 monete perché. Sì, ma avrei aspettato un'altra cosa. E niente, prendo Pixie. La metti qui. Ah, non pensavo. Quindi 2, 1, 3. Prendo Pinocchio. No, non pago a te, devo pagare di qua. Prendo Pinocchio. Mi precludo quella possibilità e lo metto deve stare attorno e lo metto qui. È certo che voglio. Quindi paghi 3 monete. Pago 3 monete. Non a me. Hai ragione e lo metto qui.
5 ne prendi. Pago 1, regina cattiva. No. Eh sì. A parte che ne sono già usciti, non ce n'è ancora qualcuno, perché sono 8 per personaggio. Prendo la regina cattiva. E la metto qui. Siamo agli sgoccioli, è difficile capire dove metterli. Niente pixi. Pago 1 per prenderne 2, però poi rischio di darti 2 a te. Prendo pixi. Allora, se tu la mettessi qui, vuol dire che qua prendo 1, 2. Se la metti qui, qui. Ok, quindi io non prendo le due monete. Prendo pixi. Oh, scelgo io. La metti qua a me, dai una delle tue due monete, quindi una la prendo io e una la prendi te. Grazie. Quindi una colonna è andata. E sono finite le tessere? No, quasi. Non è possibile. No, sono quasi finite le tessere. Io prendo... Questa mi dici tu. Le X non ce ne sono, quindi prendo 2. 0. Allora, poteva fare un più 1. Questo... Prendo pixi. Quindi ti devo dire dove metterla. Qui. Prendo 2. Sono rimasti proprio gli ultimi due maglialini. Prendo i due maglialini. Prendo Pinocchio. Ah no, i maglialini sono già 7. C'è un maglialino. Prendo Pinocchio e lo metto qui. Quindi c'è un maialino e penso un jack. Un jack. Quindi un maialino no. E... O ti do un punto e ne prendo 2, oppure ne prendo 2, non ti do... però ti do un punto lo stesso qua e ne prendo 2. Lì non prendo niente, però là è un più 1. Più 1 di qua, più 1 di là. Ok, mettiamo jack qua. Mi dai una piantina? Jack mi dà 1 più i 2 che ho coperto la casellina con le due corone. È raro che siamo capitati, in questo caso il sacchetto è vuoto perché Jack ha alcune delle sue tessere, sono, è presente lì comunque. Prendo la regina cattiva che metto qui. Tocca a me, quindi qua non c'è più niente. No, non mi è quasi mai capitato di arrivare all'esaurimento della pila. Siamo stati abbastanza e niente, faccio un ultimo più 1. Qua te ne do una, qua te ne do una, qua non succede niente, qua ti do un punto, qua ti do un punto, però io con Jack ne prendo 1 per mettere Jack e 2 per qua, quindi prendo gli ultimi 3 punti. Ok, 3 colonne finite, quindi la partita è finita. Adesso andremo a contare solamente Pinocchio, perché è l'unico dei personaggi che dà punti a fine partita, che non li ha durante la partita. Iniziamo con quelli di Marianna. Allora, qua sotto non hai Pinocchi, qua non hai Pinocchi. Questo è il tuo primo Pinocchio, giusto? Questo? Sì. È il mio primo Pinocchio. Ok, quanti mi è? 2? 2. Quindi 2 monete per te. Poi questo Pinocchio. Quale Pinocchio stai dicendo? Questo? Ok, una. La pianta non vale, quindi uno okay, solo. Uno solo. Poi questo, ho questa, sì, no, che ne ha 3. 1, 2, 3. Ok. Poi questo, che ne ha 1, 2, 3. Sì, esatto. Hai fatto una marea di punti con Pinocchio. E poi l'ultimo, che è questo, che ne ha 1, 2. Arrivo ai miei Pinocchi, cioè questo, che ne ha 1. Questo ne ha 1, 2, 3, 4. Ah, questo ha fatto
Comunque ha vinto Emiliano, eh. Ma non lo so, sai. Secondo me tu non hai sfruttato al massimo i porcellini, perché comunque li hai pagati tanti. Questo ne ha 1, 2, 3. Non ho altri pinocchi. Ok, andiamo al conteggio. Tu hai già contato? Hai vinto tu. Quanti? Perché sono a 16. 22. Hai pagato troppo i porcellini. Ma se me li pagavo troppo tu me li prendevi.